Rita Severino. La festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Da Rita Severino sono partiti gli sconti, dal 30 al 60%. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Vai allora. Ma già con questo ugualmente. Amici telespettatori, la buona serata a tutti voi. Come vi abbiamo detto qualche settimana addietro, che avremmo avuto il nostro ospite negli studi per diverse sfaccettature riguardanti il suo paese dove lui ha svolto la funzione di sindaco. Ci siamo soffermati, si tratta nel caso nostro del professore Aurelio Pelle, già sindaco del comune di San Luca, col quale, se ben ricordate, in un TG abbiamo parlato di Ettore Majorana. Abbiamo posto alcune riflessioni circa la sua odissea. Vi è in corso di stampa un libro che riguarda Ettore Majorana e San Luca, e su questo libro ritorneremo e parleremo più a lungo. Allora, trattandosi di un TG, i tempi erano quelli, anche se noi abbiamo voluto dilungarci un po' di più. Ma perché l'abbiamo fatto a suo tempo? Perché il nostro intento era di scuotere coloro i quali sanno qualcosa di più e di meglio, coloro i quali hanno vissuto in prima persona quegli anni dell'immediato dopoguerra fino, diciamo, anche ai giorni nostri, se possono con la memoria ripercorrere quegli anni che Aurelio Pelle ha voluto significare, per darci ulteriori elementi di lettura, capire molto meglio quel periodo e poterlo poi rapportare col personaggio che abbiamo a suo tempo messo in evidenza. San Luca e i misteri di San Luca. Ettore Majorana e San Luca e i paesi aspromontani che meritano un'attenzione tutta particolare. Perché ciascuno di noi spesso e volentieri si pone il perché, se esistono dubbi e come analizzare quei dubbi. Aurelio Pelle dice: io ho dei documenti, riesco a sostenere la mia tesi, una tesi, e perché no? Quella degli altri può essere accettata e la sua messa in disparte. Vogliamo ascoltare tutte le voci per capire qualcosa che è venuto fuori e ha scosso le coscienze degli uomini di scienza essenzialmente, ma anche leggere e rileggere alcuni aspetti delle nostre teorie territoriali. Noi stasera invece parliamo di un lavoro che il nostro ha dato alle stampe per Amazon nel 2016, un libro che è stato veicolato in tutte le nostre contrade, copie si trovano anche all'estero, questo San Luca in Aspromonte.
le sia per le coscienze. Poi ci dirà lui stesso che cosa deve pulire e per che cosa queste coscienze debbono essere riviste con quel modo di lavare il bucato da parte delle nostre nonne. E poi vi è un sottotitolo, Duisburg si poteva evitare? A questo interrogativo ci darà poi anche una risposta. Dobbiamo dire, amici telespettatori, io se spendo qualche secondo in più durante la presentazione lo faccio perché mi corre l'obbligo farlo. Il volume si avvale di una prefazione di un mio carissimo amico, di una penna molto acuta, che sa capire e penetrare nell'animo umano. Mario Nirta, un genio dissocratore, io l'ho sempre definito, per il modo come porge gli argomenti e per l'arguzia che pone nell'affrontare gli stessi. Pone alla nostra attenzione Mario alcuni aspetti nella sua prefazione, partendo dalla distruzione della vecchia San Luca, e parla di una realtà biblica, la vecchia San Luca, che si è portata via quell'immagine pittoresca del vecchio abitato. Ma Mario è figlio di San Luca e ritorna sempre col cuore pregno di significati profondi alle sue radici, che non si possono minimamente discostare dai colori i quali auspicano una entità più giusta, una entità migliore. E da figlio di quella terra cerca di rimboccarsi le maniche, di darsi un perché, pone come la vecchia San Luca, quasi quasi che fosse una bestemmia che ciascuno si porta addosso. Perché? Perché, dice, San Luca ha avuto tanti nemici, in primis lo Stato, la regione, i paesi che ruotano intorno a questa splendida cittadina, e poi i mass media che del crucifige ne hanno fatto l'arma migliore. Ma gli uomini di San Luca, i sallucoti, Mario dice, ci portiamo il marchio cainesco addosso. Io dico di no, perché in ogni realtà, può essere anche la più luminosa, però a punti neri, però anche dal buio possono sprigionare o filtrare dei raggi di luce per schiarire, per illuminare le nostre coscienze, per pervenire a una entità più giusta e a una umanità migliore. E allora, carissimo Mario, i sallucoti secondo me non portano nessun marchio infamante addosso, perché col tuo esempio, come con l'esempio di Aurelio Pelle, che basate il tutto sulla cultura, vi è e vi sono i germi per un riscatto, perché su questo versante si gioca la credibilità non soltanto delle istituzioni, ma anche il nostro riscatto e il nostro orgoglio, che deve animare ogni giorno che passa di più le nostre coscienze. E Mario sa pure, come lo sa Aurelio Pelle, che abbiamo avuto, per te era anche un parente, per me un carissimo amico, il più grande mariologo al mondo, che penso che soltanto dalla sua intelligenza e dal suo genio sono venuti fuori quei fiori che possono profumare l'eterna primavera calabrese. Non possiamo dimenticarlo, come non l'abbiamo mai dimenticato, e come Mario sa, padre Stefano De Fiores, il più grande studioso della Madonna al mondo, lui ritornava a San Luca, lui ritornava a Polsi, e tramite padre Stefano quante volte abbiamo scoperto quelle realtà spromontane e quella valle
i cui canti ieratici si espandano per tutta la valle circostante. Quella è San Luca, quella splendida perla nel cuore della miseria che sa sicuramente inebriare di luce tutte le realtà circostanti. E allora prendiamo per buono anche l'esempio di Mario per dare a chi verrà dopo di noi l'immagine della San Luca pulita, della gente che sul lavoro e col lavoro ha saputo costruire indirizzi di vita, non soltanto per le proprie famiglie, ma che proprio col proprio esempio ha saputo creare inni alla virtù e scavare oscure e profonde prigioni al vizio. Ecco perché io ringrazio Aurelio per aver voluto accettare questo mio invito per parlare di questo San Luca in Aspromonte, per leggere questa lessia per le coscienze. Ma Duisburg, lasciamolo in disparte, se c'è tempo ne parleremo, ma parleremo con un'altra realtà, ma ritornando a questo San Luca in Aspromonte, a quella gente ancestrale, a quella comunità di pastori e di montanari che col loro lavoro hanno saputo creare una civiltà, la civiltà del lavoro. E mi piace forse da qui e poi rileggere quei periodi che nel libro vedono protagonista il nostro autore in quanto sindaco di San Luca e che con un animo grato ha voluto schiudere una pagina di quella realtà territoriale. Prego. Bene, intanto buonasera a tutti. E mi ha dato l'occasione anche di ringraziare Mario Nirta che con la sua preparazione ha valorizzato il mio libro, il mio lavoro. Tra l'altro Mario è quello che mi ha incoraggiato a pubblicarlo, perché questo era un libro che io avevo fatto prima e che tra l'altro poi era eccessivamente voluminoso, che ho suddiviso in due parti. La parte mancante si riferisce anche a temi importanti come quello della forestazione e dell'impatto che la forestazione ha avuto a San Luca proprio sul piano del lavoro e quindi anche della possibilità per i giovani di frequentare le scuole, perché noi sappiamo, io ho un'esperienza in questo senso, perché per esempio per studiare io dovevo, mio padre, dico una cosa particolarissima della quale io sono orgoglioso, per farmi andare a studiare a Locri si pagava metà in denaro e l'intera pensione di mia madre, che era 5.800 lire, 1955. E quindi, tra l'altro, San Luca, io credo, è un po' l'avanguardia di quello che succede ed è anche la cavia per certi aspetti, ma anche l'avanguardia in molti campi. Noi ricordiamo qui il ruolo che ha avuto il sindacato a San Luca, il ruolo che sta avendo anche San Luca in questa fase nel riproporre temi importanti, perché ad esempio recentemente l'ultimo numero della Riviera ha pubblicato un servizio sulla mancata partecipazione, prevedibile ancora, partecipazione della gente di San Luca alle elezioni comunali, che è un tema importante che attiene alla democrazia in Italia. Il problema, come al solito, San Luca lo sta ponendo inconsapevolmente, proprio per una specie di missione che gli viene assegnata, non si sa perché. Padre Stefano è una figura immensa. Tra l'altro lui amava dire «sugno santo lo coto». Era l'espressione che usava proprio in tutto il mondo, dovunque andasse, e al momento di iniziare il discorso dice «sugno santo lo coto». L'occasione, credo io, se la vicenda Maiorana, io sono certissimo, non ho dubbi, Maiorana è stata a San Luca. Tra l'altro Maiorana, ed è un fatto importante, credo io, quando dopo circa 20 anni, perché no, 21 anni di da errante, come lui si è definito in un documento, perché si è definito stagnino,
Quindi il significato di stagnino è errante. Dopo 21 anni di vita da errante, però trascorsa in gran parte a San Luca, ha deciso di regolarizzare la propria posizione anagrafica, evidentemente avvertendo l'arrivo, la conclusione della propria vita, il 3 settembre 1959. Il 3 settembre ricade la festa della Madonna della Montagna, quindi è un, e credo io che anche la vicenda maiorana porrà, oltre a problemi immensi, filosofici, storici e quant'altro, porrà il problema anche di San Luca per quello che era e per quello che è, e per come viene visto attraverso un'azione denigratoria, demolitoria, che sta portando avanti la stampa e alcuni personaggi della stampa, in particolare in modo assolutamente vergognoso, non veritiero, che vale più del vocabolo vergognoso, perché la verità, specialmente chi opera nel campo dell'informazione, dovrebbe averla come punto di riferimento costante. Noi, leggendo il libro, leggendo il libro, scopriamo tante cose. Diciamo che la gran parte trova la propria connotazione dopo l'alluvione del 51 e 53. C'è questo paese che va in rovina e quasi quasi che viene ad essere spogliato. Mi piace quell'indicazione di Mario, la rovina della pastorizia e dell'artigianato e di espulsione dalla montagna, allontanamento delle abitazioni e trasferimento di abitato mai avvenuto dopo il diluvio del 72-73. Paesi vicini che si rifiutano di riceverci, enti pubblici vari, Comunità Montana, Parco Nazionale Aspromonte, che si accaparrano quasi tutto il nostro territorio e poi si dimenticano di noi. Cioè, mi pare che queste sono delle osservazioni acute che noi troviamo molto evidenti nel libro, però vi è un'altra cosa, quando dice noi santulucoti camminiamo a testa alta, siamo fieri di questa terra d'Aspromonte, come Alvaro ripeteva che i pastori avevano quella entità di persone dure e forti che sapevano anche sopperire a quelle che erano le avversità della vita. Cioè, questi passaggi in che misura poi incidono per quel che riguarda lo sviluppo della realtà delle persone o degli abitanti di San Luca, e perché poi non riusciamo a percepire questo mutamento in una visione proprio di base per una crescita più ordinata e di sviluppo? Perché dico queste cose? Anzi, lo vedremo poi successivamente. A proposito di Alvaro, mi piace qui ricordare due frasi che io riporto nel mio libro. Una è questa: primitivismo non significa barbarie. La seconda è: a San Luca nessuno è mai stato lasciato morire di fame. Cosa significa questo? Era un paese che conservava, che aveva l'essenza del cristianesimo nella vita quotidiana, e quindi dobbiamo agire in maniera da recuperare quello che c'era positivo. Adesso, scendendo nei dettagli, io ho voluto ricostruire in modo, rivendico, posso parlare la parola tranquillamente, scientifico, nel senso che ho estremamente documentato il mio libro. E allora, rifacendoci, noi abbiamo subito nel corso, soprattutto per effetto delle alluvioni e per effetto del modo di affrontare il problema da parte delle istituzioni statali, perché la legge Pro Calabria, ad esempio, a San Luca è stata disastrosa perché ha violentato la cultura, l'organizzazione sociale. Io non so se lei si è soffermato sui Jazzi. I Jazzi erano
entità economiche, forme associative estremamente, come dire, interessanti sotto l'aspetto sia economico sia sotto l'aspetto appunto associativo, perché se posso dire erano una sintesi di cristianesimo e comunismo che basava, come dire, che si basava su un elemento particolare, cioè la distribuzione della proprietà agraria. La proprietà agraria a San Luca vedeva l'80% del territorio. Si deve pensare che il territorio di San Luca, il primo, dopo Reggio Calabria, è il primo paese per estensione territoriale. Abbiamo 10.112 ettari, che significa 101 km quadrati. Il 65-70% circa era proprietà pubblica. A questo bisognava aggiungere anche una buona percentuale di territorio, di terreni agricoli, di proprietà della Chiesa, tra cui il santuario di Polsi, che a tutt'oggi ne ha circa 250-300, io adesso non ricordo perfettamente, però è nell'ordine di queste cifre. Con la legge Pro Calabria, praticamente con i vincoli imposti dallo Stato con le leggi sulla conservazione del territorio in Calabria, San Luca ha subito un terremoto, uno sconvolgimento che anche sul piano, oltre che sul piano economico, ha avuto effetti sul piano culturale, sul piano esistenziale, nella vita di ogni giorno. Perché a San Luca, prima dell'alluvione, non era stata mai, come dire, riscontrata casi di fame, perché la gente non lasciava nessuno, ognuno aveva qualche possibilità, e del resto, come ho illustrato ampiamente, i ragazzi purtroppo venivano avviati in montagna a 8 anni, perché c'era bisogno di manodopera, e quindi questo è un aspetto anche importante rispetto a quello che succede oggi, e che tutti sappiamo che poi andrebbe esaminato oggettivamente, obiettivamente, dal punto di vista sociologico, economico e via dicendo. Io qui nel libro trovo, nella prefazione dell'autore, uno stemma molto bello. Sicuramente viene ad essere estrapolato, perché con lui non abbiamo parlato, dal catastonciario di San Luca. Si può aggirare intorno al 1740, 42, 44, anno più anno meno, dove vi è lo stemma dell'Universitas Santi Luce, e qui sembra che vi sia un amanuense pronto a scrivere, a dettare qualcosa. Beh, sicuramente di una ispirazione alquanto religiosa. E perché dico questa ispirazione? E cito questo stemma o questo sigillo dell'Università di San Luca, perché nel momento in cui il nostro autore parla all'inizio delle classi sociali e l'articolazione delle stesse, che grosso modo dice si pone nella distribuzione della proprietà agraria, parla di classi sociali, delle due categorie, dei pastori e degli artigiani, ma successivamente usa per un capitoletto un termine, i Jazzi, prototipo di consumismo cristiano. Comunismo. Comunismo cristiano. E fin qui niente. Io l'ho letto questo capitolo e pone poi alla nostra attenzione qualche aspetti, o a più aspetti molto importanti. L'intestazione delle partite catastali di cui è proprietario il santuario della Madonna di Polsi. E quindi il ghiaccio della Madonna della Montagna in San Luca, che risale al 1742. Quando il feudatario Alessandro Maria Clemente lo donò al monastero terre e privilegi. Vogliamo dire o rendere dotti coloro i quali da casa ci ascoltano, e principalmente
i cittadini di San Luca e dintorni, che molti possono capire e recepire il termine Iazzo. Che cosa si intende per prototipo di comunismo cristiano? È il Iazzo della Madonna della Montagna di Appolse. Perché posso, noi sembra che siano parole, ma sono invece elementi molto importanti di questa terminologia che risale dal periodo bizantino. Una puntualizzazione: il santuario di Appolse risale al XII secolo. La data che abbiamo citato prima, 1792, alla donazione che i Marchesi Visconti di San Luca ha dato le terre al santuario. E quindi il Iazzo, tra l'altro, adesso io ho scritto qualcosa che mi è stata suggerita dal fatto che io ho letto in diverse parti che non si conosce il significato e l'origine di Iazzo. Iazzo, il riferimento al jazz, secondo me, tra l'altro è una storia che andremo a fare, però ne parleremo in un'altra occasione. L'origine del termine jazz è che è stata praticamente risale alla seconda parte degli anni, intorno alla guerra, il 20, quando si è affermato come genere musicale, diciamo 1975, come, sì, no, già 1920, vabbè, prima, ma dico qui, sì, con la nostra, sì, riproposizione, dico, andrebbe anche la studiata. Comunque questo che io no, è un fatto marginale. La cosa più importante del jazz era che proprio c'erano componenti di tipo cristiano bizantino e che poi, diciamo, si riscontrano nel comunismo. Io non dico, il marxismo è qualcosa che va al di là, che supera, che comporta altre cose, perché comporta un riferimento all'industrialismo, quindi è una cosa assolutamente, però il comunismo come cosa in comune, beni in comuni, come dice Alvaro, a San Luca ci si sentiva. No, dice che risale ad un periodo di epoca greco-ortodossa, no, calabrese. Adesso mi sovviene, cioè non si era servi, c'era la sensazione di essere padroni, quindi tutti insieme, e quindi già questo è un concetto. Poi c'era tutta un'organizzazione, perché lì c'erano intanto il capo, diciamo, la persona a cui il dirigente, con un termine moderno, era sempre la persona più anziana, che è una tradizione antecedente agli esseni, cioè quello dell'assegnare, che a ben vedere è un esagero, ovviamente, forse nel paragone, però è un modo per evitare lo scempio a cui assistiamo in questa fase in cui ci si accaparra per andare magari senza averne le capacità. Cioè, no, diciamo, le allora, diciamo che questo termine più che altro viene ad essere recepito il termine di comunità e non di realtà singola. Sì, ma sì, sicuramente, diciamo, è qualcosa, sì, di composito, che fa riferimento al kibbutz, alle cooperative, diciamo, emiliane del XIX secolo, e poi anche di gerarchie che sono già poi codificate e vengono dappertutto. Sì, sono forme associative, ecco. Dove ognuno ha un ruolo già predefinito e che continua, e dove tutto viene, tra l'altro, io lì, a proposito di economie, nel libro ho voluto sottolineare un aspetto, cioè quello della comunia e del prostafè. Cioè, quando si doveva fare una strada o una casa, si ricorreva, c'era la comunia, cioè una cosa in comune per cui tutti dovevano contribuire, o tutti contribuivano spontaneamente, volontariamente, alla realizzazione di quella determinata opera. In privato questo significava che c'era la possibilità di prestare l'attività di una persona in un momento, perché venisse poi ricambiata. E allora
Che cosa significa? L'ultima opera che è stata fatta in comune è stata la Camera del Lavoro di San Luca, che è stata fatta dagli operai forestali, i quali contribuivano direttamente o con le giornate lavorative o in denaro. Ancora qui, per quanto riguarda proprio la comunità, noi vediamo che dice che ancora esiste a San Luca, cioè all'epoca del libro, come la Camera del Lavoro, la sede anche del Partito Comunista Italiano, oggi Partito Democratico, costruito in comunia dagli operai forestali lavorando a turno oppure devolvendo al sindacato il salario equivalente circa 50 anni fa. Cioè è un sistema di operare in sinergia che poi pone tutti i componenti ad essere poi artefici e protagonisti di quello che viene ad essere posto in essere. Non solo quello, l'aspetto per me più importante è che le giornate lavorative venivano quando nei rapporti privati io chiedevo a una persona: viene a lavorare, per esempio dobbiamo costruire un muro o una cosa, e poi gliela dovevo restituire. Non c'era differenziazione, cioè se andava il muratore, il manovale, il pastore o il contadino, la giornata lavorativa era quella, cioè non è che si quantificava la mia giornata vale 20, la tua 10. Quello sì è un principio, a ben vedere, molto, molto importante, perché significa già parità, è quello che consegue. È un sistema molto, molto, ma pure per quell'altro capitolo del parla, ecco, delle gerarchie e ripartizione degli utili, dove tutti operavano in una determinata realtà, nel caso per esempio della realtà pastorale, dove tutti operavano e la ripartizione venivano poste in una realtà proporzionale. Dice gli utili aziendali, formaggio, ricotta, noi parliamo adesso in questo caso di pastorizia, vendita di vitelli, agnelli, capretti, pellame e lana grezza, erano suddivisi una quota al proprietario dei terreni, una quota assegnata in proporzione al bestiame conferito dai soci o da terzi, la parte rimanente distribuita in misura uguale ai nuclei familiari associati senza differenziazioni gerarchiche. Le gerarchie si formavano spontaneamente in virtù del carisma individuale dei soci. Cioè anche in queste realtà ciascuno portava effettivamente una forza che soltanto in virtù di quell'afflato che riusciva a porre all'interno di questo stesso nucleo operativo, e aveva anche un senso, cioè noi diciamo il carisma che portava chi dirigeva, chi gestiva di fatto quella determinata attività. Sì, intanto chiariamo, cioè esplicitiamo una cosa che cui lei ha accennato, che è bene sapere. La ripartizione in classi sociali era particolarissima, perché il 90% circa della popolazione era costituita da pastori. Insomma, c'era sostanzialmente una eguaglianza degli uomini che arrivava di per sé da quello che dalla strutturazione di quell'aspetto sociale particolare. Sì, e quindi quello che dicevo io parlo del carisma, però spesso diciamo il carisma apparteneva al più anziano. Sì, perché c'era una certa esperienza che sapeva poi trasmettere nella gestione di quella realtà. Anche approfitto per dico nel libro che è di prossima pubblicazione su Ettore Majorana, di preciso una cosa: Ettore Majorana, quando aveva necessità, allora non c'era, almeno non c'erano le fontane a casa, non c'era la rete pubblica, si limitava alle poche fontane pubbliche. Per cui quando doveva rifornirsi di acqua, quando molte volte ci andava perché trovava occasione per fermarsi vicino dal tabaccaio o davanti all'ufficio postale, il più delle volte però ricorreva ai ragazzini. C'era un principio
che praticamente comportava l'obbligo di eseguire le richieste del più anziano, no, non del più anziano in termini di salute, cioè di chi aveva un'età maggiore rispetto alla persona destinataria della richiesta, quindi in questo senso. E questo è anche un altro punto che richiederebbe da parte dei sociologi, degli studiosi di scienze sociali, un'attenzione adeguata, perché, ripeto, nella strutturazione di San Luca, laddove io parliamo sempre di economia, parlo di della, appunto, della comunia e del fatto che la bonifica dei terreni, delle zone impervie avveniva con la forma della comunia o prostafè, questa potrebbe essere la soluzione ai problemi che vanno prospettandosi sempre più drammatici per quanto riguarda come dire, le periferie del mondo, perché ormai sappiamo tutti che siamo destinati a vivere nelle megalopoli e non hanno niente a che fare. Quindi questo qui potrebbe essere la proprietà o la gestione a persone, a cooperative di questo tipo. Usiamo cooperativo in termine che non si addice, agli azzi, alla riproduzione di una struttura come gli azzi a San Luca potrebbe essere una soluzione. Insomma, è un fatto, diciamo. Ma vi è stato qualche momento in questi azzi di tensioni, di contraddizioni, di lotte all'interno, perché qualcuno pensava che non veniva ad essere ripartito nella giusta misura l'utile? Oppure invece tutto è sempre filato liscio, no, come si dice, come l'olio? Non mi risulta, non credo. Tra l'altro è un modo particolare, anche mi piace che lei, come dire, discorrendo adesso un po' questa cosa qua. La contabilità veniva fatta allora su un bastone. Ah, vabbè, come quello che dice del trappeto, dove venivano segnate con e quindi tutto ciò che usciva dai azzi veniva regolato, segnato. Intanto è vero che tra l'altro ci sono numeri romani e simboli antecedenti che io non capisco, perché io mi sono fatto fare uno, perché sono un collezionista, diciamo, di queste cose. Eppure, ed è una cosa anche quella in non poteva sfuggire, perché tra l'altro c'era una tradizione che voleva che i pastori che rientravano dopo un mese, al varo dava un'immagine molto bella, a ogni fase lunare, però lui lo dice a suo modo, molto più bello, venivano date ai pastori che a turno scendevano in paese. Noi le dicevamo allora moschegne, che erano delle mozzarelle, diciamo, per darle ai bambini che aspettavano. Quindi era una forma di socializzare anche un bene, e che lo rendessero poi di anche agli altri, perché potessero gioire di quell'utile, una spesa affettuosa. Ecco. Sì, non si faceva carità, perché tra l'altro lì si faceva così anche nei forni, c'erano i forni di quartiere che a turno si faceva. Ciascuna famiglia che adoperava il forno, diciamo forno pubblico, erano di quartiere, erano pubblici, però sì, non erano chiusi, ma ogni quartiere aveva uno o più forni. La tradizione voleva che al momento di fare il pane a casa si facesse un determinato quantitativo da destinare a chi passasse, indipendentemente dalle condizioni economiche. Una forma affettuosa, chiamiamolo così, ma c'era di partecipazione. No, c'era la religione in mezzo, perché si diceva che quello che si dava in quel modo andava a chi era in purgatorio. Cioè la pietà popolare, che la definiamo così, della gente, che però ha creato e ha realizzato quella civiltà contadina ed artigiana che
su queste piccole cose ha rafforzato e posto anche le radici di intere popolazioni. Cioè, dare all'altro non come caritas, ma come partecipazione più che altro. E credo che sia questo un elemento molto profondo per quel che riguarda la religiosità di coloro i quali prima di noi hanno saputo vivere un momento di pietas, non nel termine letterario del termine, ma come dare e darsi agli altri. Io vado un po' oltre, lì non si faceva elemosina. Oh, questo l'elemosina non comporta esiste. Una differenziazione sociale. Si dava. È questo che dire, che non era come pietà, come no, era un modo di darsi per aprirsi. Per era un'identificazione con l'altro. E quindi. Ecco perché noi poi la definiamo quella civiltà contadina, artigiana, che sul nulla o sul poco ha saputo creare capisaldi per la crescita sana di intere generazioni e di intere comunità. E mi pare che questo poi è un elemento nobile di chi ha saputo vivere o rileggere quei periodi, che sicuramente si era più ricchi quando si era poveri in canna, ricchi di valori, di contenuti, di spiritualità principalmente. Sicuramente, non c'è un altro particolare che esprime bene la situazione di San Luca in termini di relazione di società, ed è questa: fino a 20 anni fa non c'è stato mai un suicidio, cioè non ci sentiva mai soli. La porta poteva rimanere aperta? Completamente, perché tra l'altro si c'era, ed io, chi vuole, insomma, è una bella cosa vederla, c'era una specie di buco, diciamo, accanto alla porta dove si metteva sotto un sasso la chiave di casa che arrivava. E quindi è un fatto estremamente importante. Oggi, per esempio, si parla di sistemi d'allarme, di cose, insomma, di, come dire, di modifiche della legislazione in materia di valutazione dei delitti per furti, no? per cose di questo genere. Invece, allora, i primitivi di San Luca avevano questi metodi, questi. Un capitolo pure del libro è dedicato all'analfabetismo e all'alfabetizzazione, cioè per quel che riguarda proprio il problema, lo sappiamo, fino all'indomani della seconda guerra mondiale nei nostri paesi vi era un forte analfabetismo. San Luca come supera questo fenomeno? Specialmente in quegli anni in cui Aurelio Pelle ha svolto la carica di sindaco. Andiamo un po' a ritroso. A San Luca è stata sottratta la direzione didattica per 1911, e poi è arrivata nel 1985 per 75 anni, nonostante avesse una popolazione scolastica superiore a quella o equivalente a quella di Bovalino, dove c'erano due direzioni didattiche. Poi abbiamo dovuto lavorare molto per poterla portare a San Luca. Ma il problema dell'analfabetismo, oltre a questo fatto, era dovuto alla situazione economica. Se per quanto riguarda i maschi, no? Perché a 8 anni, come dicevo, venivano portati in montagna per apprendere il mestiere di pastore. Le donne, c'erano anche altri problemi per quanto riguarda le donne, perché c'era anche problemi di cultura, ma anche di cultura, no? Perché tant'è che i livelli di analfabetismo delle donne a San Luca sono, diciamo, stratosferici, 85% di donne analfabete. Insomma, è un dato assolutamente incredibile, si può dire, dopo che la scolarizzazione, la scuola dell'obbligo era stata istituita nel 1860, insomma, e quindi dopo 100 anni e passa.
Quindi c'erano questi livelli di analfabetismo, anche perché una volta erano molto bravi, dice non serve, per quel che mi serve io lo faccio. E non è che culturalmente fossero indietro agli altri, perché io ricordo negli azzi, nelle famiglie, si raccontava di tutto, si parlava, si faceva, sì. Io, per esempio, gli anziani nostri sanno l'impatto di religione più di me, che sono stato laico magari, e che io non è, io ho fede, insomma, quindi, però sanno più di noi, perché la tradizione orale, e c'erano anche dei pastori che sapevano a memoria la poesia, l'Orlando Furioso, sì. La letteratura cavalleresca, quindi, perché tra l'altro si divertivano, e quindi dice, culturalmente non erano indietro, tant'è che io riporto lì uno scritto di Mario Lacava. Mario Lacava disse che i pastori sanlucchesi parlavano e disquisivano di tutto meglio dei professionisti, diciamo, di coloro che sono che richiesti nei convegni o altro, insomma, quindi questo era un aspetto. Certo, poi noi adesso siamo passati da una situazione di arretratezza a un'altra opposta, perché grazie alla forestazione e quindi al miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie, e noi abbiamo oggi un numero elevatissimo di laureati. Io calcolo 800-900 laureati, e quindi che è un numero considerevole. Cioè, se, tra l'altro, le donne prevalgono, forse prevalgono. Sì, perché il numero delle donne rapportato come popolazione scolastica a quel numero maschi-femmine, essendo un numero maggiore, vi rimando, poiché tutti vanno a scuola, numero dei laureati è anche maggiore. No, è che forse le donne sono molto più competitive, quindi si impegnano alla scuola. Può darsi che conseguono avanti prima il titolo di studio. Perché tra l'altro, io non l'ho messo, San Luca è uno dei paesi, se non l'unico, dove, nonostante tutto, i maschi prevalgono, che è una rarità. Perciò ti sto dicendo. Sia perché costituzionalmente si sa la durata media della vita è inferiore quella dei maschi a quella delle donne, e sia per altre ragioni, insomma, quindi, e questo è un dato anche assolutamente di rilievo, dico io. Quindi, il libro pure pone, amici telespettatori, specialmente del periodo dell'alluvione in poi, analizza il nostro, tutto il tessuto urbanistico, e quindi si interessa, cerca di capire, di dare una spiegazione, come specialmente gli interventi della Cassa per il Mezzogiorno prima, della Regione poi, hanno come punto di riferimento quello del migliorare la qualità della vita, ponendo e dando servizi alla collettività per dare un senso a questa democrazia partecipata, con la creazione di scuole, di realtà associative dove ciascuno possa vivere una propria esperienza, mutuare in questi contesti anche esperienze, cioè si cerca di creare tutto quel presupposto dove i giovani specialmente possono relazionare tra di loro e vivere l'entità della loro stessa età. E quindi vediamo il problema dell'educazione civica e della formazione professionale pre-anni 50, il disagio delle donne di San Luca, i giovani, che questo è un aspetto non secondario per quel che riguarda la vita di quegli anni 50, 60, 70. Cioè la realtà giovanile specialmente, come è vissuta da parte dei soggetti che debbono vivere in quell'ambiente, in quel determinato periodo, e quali possono essere poi i rapporti con le altre comunità dei paesi vicini? È una domanda che va articolata e complessa, no? Intanto ho un flashback
Eh sì, perché prima abbiamo visto, sì, ecco, dobbiamo ricordare come si può anche colmare quell'assenza che poi diventa amore e odio, quando negli anni dell'alluvione il paese doveva pure trovare una certa localizzazione nelle realtà circonvicine e vi era quasi quasi una forma ostativa perché ciò avvenisse. No, io dico, voglio articolare bene anche perché ho necessità di concentrarmi, diciamo. Andiamo indietro. Il 10% della popolazione, che già negli anni 50 era 4.000 abitanti, perché poi, tra l'altro, noi oggi, in termini di popolazione, considerati i trasferimenti che ci sono stati in Marina, siamo intorno a 7.000 abitanti, al contrario di quello che, di quelli che risultano a San Luca. Allora dicevo, noi avevamo a San Luca una strutturazione dell'artigianato che era una forma di, non solo di formazione professionale, ma di educazione civica, che purtroppo è andata a scomparire. Lo Stato oggi istruisce con molti interrogativi, su molti dubbi, se effettivamente riesce a farlo adeguatamente oggi. Mentre allora l'educazione era demandata alle famiglie e quindi non c'erano problemi. Successivamente noi abbiamo fatto, e quindi questo qui con l'alluvione, i problemi urbanistici. Io ho trattato i problemi urbanistici non molto dettagliatamente, però quanto bastava, a proposito delle conseguenze dell'alluvione del 72-73. Alluvione 72-73 che, dopo una serie di peripezie, di perizie, di tecnici tedeschi, di commissioni tecniche regionali, di geologi, di tutte le famiglie, alla fine avevano stabilito di trasferire l'abitato, ripeto, non abbiamo detto un dato, 600 famiglie, oltre il 50% della popolazione, è stata costretta a lasciare le cose. Tra l'altro, ancora oggi, le ordinanze di sgombero di allora sono valide, per cui se dovesse succedere un cataclisma, a cominciare da me, che ho fatto il sindaco nell'84, avremmo di che pensarci, perché potremmo essere accusati di omissione, perché teoricamente bisognerebbe costringere tutti coloro che abitano la zona dichiarata definitivamente inabitabile, se andassero da casa. Insomma, questo nessuno può avere il coraggio, onestamente. Insomma, io non... E quindi, diciamo, il problema che ponevo io era questo. Allora i tecnici avevano individuato, come proprio in previsione anche per prevenire conseguenze sociali negative, avevano individuato una zona, un'area tra Bovalino e Benestare, area che doveva essere d'espansione, espatriata, espropriata, espropriata, se non che i proprietari terrieri di Bovalino hanno cominciato a vendere così abusivamente, le amministrazioni non, evidentemente non lungimiranti, si sono adeguate alle richieste. Da una parte si opponevano al trasferimento del paese, però consapevole che intanto i proprietari vendevano a lotti, lautamente vendevano i propri terreni per fare, perché tra l'altro a San Luca c'era e c'è tuttora la tradizione di dare una casa alle figlie femmine, e quindi c'era un'impellenza. Se allora io dico, non hanno capito, perché per esempio Bovalino, e dico, andava, un'espressione dialettale, insomma, in fondo non aveva una stuppagliata di terra più per l'agricoltura, che è tutto casa, tutto casa. Quindi non solo in termini di gestione urbanistica, un urbanesimo selvaggio, no, urbanesimo diciamo abitativo, sì, ma in termini di urbanesimo sociale, sì, e culturale, perché qui subentrano problemi molto 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 importanti
perché a distanza di tanti anni oggi c'è ancora un atteggiamento razzistico nei confronti dei sanlucchesi, che è offensivo e fuori luogo e controproducente, perché San Luca è il paese che grazie alle proprie ricchezze territoriali, lasciamo stare, io non escludo e non quantifico quello che può provenire da attività illecite, che è compito di altri, però io ho fatto un lavoro, 1300 operai forestali, tra cui un'altra cosa che prendo molto tempo, mi deve scusare, però credo sia bene dirla. Siccome io sono fautore di una teoria che dice che i problemi sociali, il primo tentativo per risolvere le crisi sociali come ci sono attualmente è quello del lavoro. Attraverso il lavoro sì. Che cosa abbiamo fatto? Io sono stato anche fortunato perché sono capitato in un periodo a fare il sindaco, dico, in un periodo che poi è stato favorevole. Noi abbiamo fatto nel 1981, sì, allora io ero sindaco da un anno, ho preteso dalla forestale, ufficio legge speciale, si chiamava loro, un'equiparazione delle giornate lavorative in rapporto alle dimensioni del territorio. Cioè se tu hai 10.000 ettari o 9.000 ettari, ti gestisci, devi darmi... operai adeguatamente, non è che poi magari vado a Bovalino, a Bovalino c'è il consorzio, ma in un altro piccolo comune trovo 100 operai là e 100 a San Luca. In quell'occasione è stato possibile dimostrare che il lavoro aiuta e fa superare i problemi sociali gravi. Abbiamo chiesto e ottenuto di poter inviare al lavoro i giovani studenti. E allora nel 1881 diverse centinaia di ragazzi siamo riusciti a farli lavorare in estate e poi frequentavano le scuole. Quel periodo era stato il periodo delle rapine rinomate, non c'era settimana, non c'era giorno in cui lungo la strada San Luca Bovalino non ci fossero qualche rapino, qualche fatto qua. L'indice, diciamo, statisticamente le rapine sono crollate, quindi io credo indirettamente anche lì. Ma una domanda che sorge spontanea: migliaia di operai, ci sono oggi segni tangibili di quella presenza operativa? Ma secondo me... vi è stato pure, come in altre realtà, dobbiamo dirlo, perché io non addebito mai la colpa a chi ha lavorato, ma di non aver saputo gestire quella grande forza lavoro. Guarda, io ero stato, insomma, sono stato fortunato anche perché sapevo rapportarmi, sono presuntuoso, mi scuso, però io ho sempre avuto una guida, una linea, cioè bisogna rapportarsi e sentire la gente. Io a suo tempo, per coinvolgere gli operai, andavo nei cantieri forestali e li guidavo, addirittura per poterli favorare. Quando noi non avevamo fondi, perché comunque era poi con l'applicazione della SOCOF e dell'addizionale Erene, il comune di San Luca per fortuna è andato, cosa che non hanno fatto altri, non ha mai spiolato il bilancio, diciamo, di essere commissariato, si usa un altro termine. E allora dicevo, quell'esperimento ha dato risultati, però sul piano della... Sicuramente le montagne come dire, hanno avuto benefici, non sono state gestite, la forestale non è stata gestita come avrebbe potuto, è inutile nascondersi, ma questo è colpa, responsabilità di chi la forestale la doveva guidare, non di chi magari non si rendeva conto che, come dicevo io, lavorate perché non c'è nessuna azienda al mondo che paghi che paga un operaio per dire lavora per te stesso. E quindi questo in sintesi è il concetto. Però il risultato dell'impiego di 1300 operai sta nella dimensione dei redditi, del reddito pro capite dei sanlucchesi, che è notevole, perché al salario
bisogna aggiungere tutti i benefici previdenziali, in ultimo le pensioni, che come sappiamo dipendono anche dagli anni di servizio, sono, e quindi dall'entità degli stipendi e quant'altro. Però un aspetto che va inquadrato e tenuto in considerazione è l'entità dei diplomati e dei laureati, che mai avrebbero potuto raggiungere quel numero se le famiglie non fossero state in condizione di pagare e di mantenere all'università, insomma, e quindi di fargli proseguire gli studi. E come dicevo, avere 800-900, anche se non risiedono tutti, anzi c'è solo una minore parte, a San Luca è un dato considerevole che proiettato in avanti significa tantissime cose, non solo va visto in sé stesso. Io qui nel libro trovo altre due cose, ma queste qui lo dico, tanti personaggi che si sono fatti strada nel mondo della cultura, dello sport, di altre attività sociali, però tutti portiamo nel cuore due insigni e meriti personaggi. Uno lo conosciamo, Corrado Alvaro, il grande giornalista e scrittore conosciuto in tutto il mondo. L'altro per me rimane sempre padre Stefano De Fiores, al quale mi legava un'amicizia sincera, sentita, partecipata, col quale ho discusso forse una realtà più bella. Polsi d'Aspromonte, la Vergine della Montagna. Credo che da soli basterebbero questi due personaggi a far dimenticare le realtà negative, per farci vivere da protagonisti il presente, prendere a modello per la nostra crescita civile, culturale, sociale e, che, perché no, anche di rimando, economica. Perché che se ne possa dire, con tutti i mali, San Luca ha saputo vivere il proprio tempo. Quando si era poveri in canna, vi erano tanti valori che oggi dovrebbero essere ripresi. E attraverso personaggi, come diciamo, non tocchiamo i viventi, perché altrimenti poi faremmo torto a qualcuno, ma attraverso le figure di padre Stefano e di Corrado Alvaro, San Luca ha anche ancora da dare, tanto da dare, perché ciascuno di noi possa rileggere il passato per poter rivivere con questi personaggi il presente e lanciare una sfida per il futuro, perché su questi terreni si gioca anche la nostra credibilità di meridionali, di calabresi e perché no, che diciamo in alcuni momenti che siamo tutti e vogliamo essere tutti con questi personaggi a San Luca. Ma io di padre Stefano mi piace ricordare la sua amicizia. A parte tutto, lui è stato negli ultimi anni soprattutto un riferimento importante per me, anche in una fase di crisi particolare. Padre Stefano è figlio di Polsi. Padre Stefano è nato quasi a Polsi perché suo padre... Lui è stato battezzato. No, sì, a tre mesi, dopo tre mesi. Lui è nato il 2 ottobre del 1933. La primavera, forse anche prima, il padre doveva fare dei lavori nel santuario e intorno al santuario. Poi nel 1934 ha cominciato la ristrutturazione della chiesa di San Luca. Padre Stefano quindi, io credo, abbia avuto un mandato direttamente da qualcuno. Io mi scuso, però quando parlo di padre Stefano mi commuovo sempre, tra l'altro. Io spesso posto
cioè metto su Facebook, suoi iscritti. L'ultimo l'altro giorno che me l'avevo fatto l'anno scorso, dove lui parla dei problemi della Calabria e dice: non abbiamo bisogno di eroi. In Calabria i problemi si risolvono attraverso il sistema democratico, la partecipazione democratica e la riqualificazione, dice anche, della Chiesa. Perché padre Stefano tra le righe sapeva dire, senza offendere, che è una virtù di pochi. Di Alvaro è inutile parlare. Ma Alvaro, tra l'altro, io sono così contento perché è stato e sta per essere riscoperto sempre più, anche attraverso l'azione che sta svolgendo la fondazione, che, di cui io mi onoro di essere stato anche consigliere d'amministrazione all'inizio e promotore da tempo. Quindi queste figure, tra l'altro, adesso io voglio dire una cosa, quelle figure, questi qua sono i vertici, le cime, sono giganti nel loro campo, perché padre Stefano più grande teologo e mariologo. Diciamo che ci sono, mi sembra, 26 opere tutte tradotte in francese. Sì, ma poi penso che è conosciuto più all'estero che in Italia. C'è il dizionario e diciamo padre Stefano è universale anche rispetto ad Alvaro, perché padre Stefano, così come universale la Chiesa cattolica, padre Stefano ha formato migliaia di sacerdoti anche nei paesi del terzo mondo, nei paesi, come dicevo, come il Papa ha detto quando è stato eletto, dice che veniva dal, adesso mi sfugge l'espressione, da un altro mondo praticamente. E quindi, ma poi guardi, non è solo questo, noi abbiamo, io ho elencato lì una serie, sì, alcuni personaggi, e adesso mi piace, a proposito dell'artigianato, ricordare un illustre, forse un famosissimo sarto, con il quale noi frequentavamo anche le sartorie Stranges e via dicendo, negli anni 50, Franco Giorgi. Franco Giorgi è uno dei sarti più famosi al mondo. Ci sono state edizioni dell'Oscar dove gli attori, su 10 attori, 6 vestivano Franco Giorgi. Franco Giorgi è tuttora è mio coetaneo, oltre che mio cugino, perché suo padre, sua madre era figlia di mio nonno. E quindi siamo i primi cugini. Amici telespettatori, abbiamo voluto reggere San Luca in Aspromonte, questo lavoro letterario di Aurelio Pelle. L'abbiamo fatto perché abbiamo sentito il dovere di porre alla vostra attenzione un paese di Calabria che con le proprie contraddizioni deve lottare, ma che ha un entroterra, un substrato culturale che si perde nella notte dei tempi. E attraverso Aurelio Pelle andare e metterci in quella Aspromonte, in quella terra sì aspra, di pastori che nelle diurne difficoltà della vita hanno saputo nel tempo costruire una economia fatta di sacrifici, di stenti, ma che col lavoro e sul lavoro hanno costruito poi dei pilastri, dei capisaldi per la crescita delle loro famiglie. A noi non interessano oggi le realtà negative che ci sono a San Luca come in altre parti del mondo. Noi dobbiamo dire che sulla cenere vogliamo anche edificare templi alla virtù, scavare oscure e profondi prigioni al vizio. Vogliamo che dalle ceneri escano anche valori oggettivi e non oggettivanti della nostra coscienza, e su personaggi come padre Stefano De Fiores e Corrado Alvaro scrivere una pagina per questa entità del nostro nuovo millennio. Io ringrazio Aurelio Pelle per questo volume San Luca in Aspromonte, nella certezza che troverà lettori seri e attenti per capire questo nostro tempo. E con questo intento ci concediamo da voi, vi ringraziamo per aver voluto sintonizzare sui nostri canali e vi auguriamo un buon proseguimento con i nostri programmi. La buona serata a tutti.
Rita Severino. La festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Da Rita Severino sono partiti gli sconti, dal 30 al 60%. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.